Radiobari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ben ritrovati a tutti quanti su Radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo in vostra compagnia ogni mattina per aggiornarvi su quelli che sono gli eventi della settimana. Ce ne sono davvero tanti anche d'estate a Bari, non mi stancherò mai di dirlo. E a proposito di eventi che ci sono, ne avevo parlato ieri, di eventi anche per i più piccoli. Io ho il piacere di avere questa mattina insieme a me Katia Filannino del portale La Città dei Bimbi. Buongiorno. Buongiorno. E parleremo nello specifico dell'evento di cui abbiamo parlato ieri, ve l'avevo già anticipato, no? Avevo detto speriamo che domani ci possa essere qualcuno che ci possa dire nel dettaglio tutti gli eventi che ci saranno per questa notte bianca. Ma partiamo con quelli che sono gli eventi della settimana. Questo mercoledì 3 luglio, prima del film A un passo dal sogno, per la regia di Mark Bacci al Multisala Scioville alle ore 20:30. Il 3 e il 4 luglio, un fuori programma del Bari in Jazz, il maestro Jonathan Webb dirige l'orchestra sinfonica del Teatro Petruzzelli a Parco Perotti alle ore 21. Sempre il 3 e 4 luglio, Jonathan Webb e Stefano Bollani al Teatro Petruzzelli alle ore 21. La notte bianca di Città dei Bimbi al CUS dalle 18 alle 24. Giovedì 4 luglio, giovedì in seconda classe al seconda classe alle ore 21. Venerdì 5 luglio invece Floydians, Pink Floyd Tribute Band in Un amore d'estate, concerto di beneficenza per la strada facendo onlus al Country Club alle ore 21. Tutti i venerdì invece serata targata Baia San Giorgio alle ore 23. E passiamo a sabato, sabato 6 luglio, Carolina Bubbico in concerto a Sud di Est alle ore 22. Domenica 7 fino al 28 luglio il World Dance Movement, il più grande stage di danza internazionale a Castellana Grotte. Fino al 19 luglio invece seconda edizione del torneo di beach volley dei Crab al centro sportivo Kendro a Triggiano. Fino al 31 luglio Liquid Borders al Castello Svevo a Santa Teresa dei Maschi e nella Sala Murat. E concludiamo con un'altra mostra che si terrà fino al 14 settembre alla Galleria Doppelganger, e sto parlando di Fresh Flanels. Radiobari.com, persone speciali su Radio Bari. Katia, ancora benvenuta nei nostri studi. Grazie a voi. Per essere qui stamattina insieme a me per parlare di questa notte bianca, tutta dedicata ai bimbi e non solo. Alle famiglie, sì. Alle famiglie tutte in generale, famiglie. Anche perché il portale Città dei Bimbi si è sempre dedicato, insomma, alla famiglia, al divertimento, perché ovviamente se si fanno divertire i bambini, si fanno divertire i anche gli adulti. No, certo, si divertono certo. anche un po' loro. La notte bianca si terrà mercoledì. Questa sera a partire dalle 18 fino alle 24, insomma, perché poi dopo un po' i bimbi vogliono andare anche a dormire. Ci saranno tantissimi eventi, però tantissimi giochi. Che cosa ci sarà? Parliamone un po'. Ci sarà tantissimo. Intanto la Notte Bianca è un evento organizzato da Città dei Bimbi in sinergia al CUS, in sinergia con il CUS proprio presso la loro location, e vuole essere un modo da parte di Città dei Bimbi per salutare tutte le famiglie, salutare tutti i bimbi e organizzare, diciamo, una bella festa che li abbia appunto come protagonisti. Noi attacchiamo alle 18 con lo sport. Il re della giornata sarà il re della prima parte della serata, sarà lo sport. Alle 18 alle 20:30 il CUS si dedicherà con tutti gli allenatori, tutti i coach della struttura a fare delle dimostrazioni gratuite per tutti i bimbi. L'invito di qualsiasi sport. Io allora, nel frattempo, mentre tu parli, io mostro la locandina come facevano gli antichi. Gli sport che il CUS propone oggi sono 7, alcuni sono acquatici, quindi nuoto, canoa, canottaggio, barca a vela. Ci saranno dimostrazioni gratuite per tutti, proprio sia in acqua che con simulatori. Poi ci sarà basket, atletica e pattinaggio. Quindi tutti i bimbi saranno invitati a fare queste dimostrazioni gratuite, e c'è anche la possibilità di un'estrazione del vincitore. Chi fa una dimostrazione potrebbe vincere il corso per tutto l'inverno. Per tutto l'inverno, per la disciplina testata, appunto. Bellissima questa cosa. Poi immagino che ci saranno giochi. Quindi dalle 8:30 noi all'interno di questa manifestazione abbiamo inserito la premiazione di un contest fotografico che noi abbiamo inventato in occasione della manifestazione. Inventa la tua Bibi Bici. Bibi perché? Perché Bibi è il bimbo che vedete qui, sarebbe la mascotte del nostro portale, e noi abbiamo chiesto a tutti i nostri utenti in occasione della nostra partecipazione alla manifestazione Bimbi in Bici,
che si è tenuta il 12 maggio a Bari, abbiamo chiesto a tutti i bimbi di inventare una bicicletta per il nostro bibi. Tantissimi hanno partecipato, 51 piccoli utenti hanno partecipato, ci hanno mandato disegni e non solo, perché noi chiedevamo di costruire una bicicletta in maniera più fantasiosa possibile, più sbagliate, sì, in maniera creativa, fantasiosa. Tanti bimbi hanno fatto dei pop-up, hanno realizzato la bicicletta con dei coralli, con i plemais, oppure dei semplici disegni, ma non troppo semplici, non troppo con semplici, la pasta e non. C'è stato un vero concorso che abbiamo attivato su Facebook, che è terminato il 30 giugno a mezzanotte, e ti assicuro che la partecipazione è stata attivissima. Ci sono, per esempio, il primo classificato ha avuto 386 condivisioni sulla pagina Facebook. Addirittura, certo. Pensate un po', quindi, delle piccole star di Facebook. E quindi nulla, chiaramente, diciamo, i genitori hanno c'è stato lo zampino ovviamente, dei genitori. Ovviamente, anche perché insomma sarebbe un po' strano che i bimbi siano su Facebook, è meglio lasciarli giocare insomma all'aria aperta. Poi tra l'altro Città dei Bimbi ha veramente il merito, questo lo devo ammettere, di organizzare sempre veramente tante iniziative per questi bambini, anche un po' per distoglierli, no, dal mondo digitale, certo, tecnologico, in cui spesso sono costretti a vivere per forza di ricorderai cose. Ricorderai l'Experimenta, il nostro evento che abbiamo organizzato alla Città della Medicina della Scienza, e diciamo su quello stesso filone abbiamo voluto creare questa notte bianca al CUS, dove c'era un invito gratuito per fare gli esperimenti appunto nella Città della Mediterranea e presentare questo luogo ai più sconosciuto. Questa volta abbiamo chiesto al CUS la collaborazione del CUS, appunto Fiore all'Occhiello di Bari, che devo dire hanno risposto benissimo e ci hanno ospitati, e chiaramente noi diciamo siamo ospiti in casa loro, e anche perché i bimbi hanno bisogno, insomma d'estate hanno bisogno di aria di stare aperta, un po' all'aria aperta, quindi abbiamo chiesto loro chiaramente di dimostrare, di fare le dimostrazioni di tutti i loro sport, anche per avvicinarli magari come no. Nuovi sport, ecco, magari non ai soliti, ma anche a sport acquatici che si possono tranquillamente tipo fare, tipo barca a vela, canottaggio, certo. Insomma è una bellissima, poi dalle 8:30 per continuare il programma. Ti stavo dicendo, dalle 8:30 ci sarà poi la premiazione di questo contest, perché ci sembrava giusto che per tutti questi bimbi che si sono impegnati ci hanno dato qualcosa, dare loro qualcosa. Chiaramente i primi tre saranno premiati, ma insieme a loro tutti quanti. Perfetto. Quindi avremo poi la partecipazione durante questa premiazione, ci sarà anche la partecipazione dell'assessore comunale alle politiche giovanili Fabio Lusito, ci sarà anche l'intervento del presidente della circoscrizione Murat San Nicola Mario Ferorelli. E chiaramente avremo il disturbatore d'eccezione, che sarebbe il nostro giornalista Antonio Lo Conte, l'eroe dei bambini, il portavoce dei genitori, ecco, che sicuramente diciamo qualcuna delle sue la combinerà. Avremo come ospite una baby star direttamente dal programma Io Canto, Gabriella Ruanno, che ci canterà dei pezzi per questi bambini, beniamina dei bimbi. Però Katia, io volevo ricordare in chiusura ai nostri ascoltatori e telespettatori che l'ingresso è gratuito, l'ingresso è gratuito. E l'invito lo potete scaricare o su shop.cittadeibimbi.it nella sezione inviti, oppure sulla pagina Facebook, che è facebook.com/cittadeibimbi.it. Quindi basta scaricare semplicemente l'invito e potete accedere tranquillamente a questa notte bianca dei bimbi per divertirvi insieme ai vostri nipoti, ai vostri figli, ai vostri cuginetti, insomma chi più ne ha più ne mette, in questa bellissima iniziativa che è la notte bianca di Città dei Bimbi. Ve lo mostro ancora una volta, che si terrà al CUS questa sera a partire dalle ore 18 fino diciamo a mezzanotte più o meno, certo. Quando i bimbi sono stanchi. Se mi consenti un altro piccolo intervento, ci sarà la presenza di una, ci tenevamo tantissimo ad averli e li abbiamo avuti, il Planetarium di Bari. Quindi presenteremo a molti baresi che non lo conoscono, il Planetario sarà lì dalle 18 alle 24. Bellissimo. Con la possibilità di garantire a tutti i bambini delle visite guidate a gruppi di 30-40.
per circa mezz'ora, quindi ci sarà proprio a gettito continuo. Voleva essere il nostro il saluto di Città dei Bimbi dal CUS a Margherita Hack, assolutamente, certo, certo, ma anche questa una bellissima iniziativa. Allora ve lo ricordo ancora una volta, stasera dalle 18 alle 24 la Notte Bianca di Città dei Bimbi. Tra l'altro media partner sono anche, siamo anche noi, insomma, Radio Bari e Telebari, ci tenevo a dirlo ovviamente. Grazie mille a Katia Filanino, grazie, complimenti a voi. Complimenti per le vostre iniziative. Grazie, e grazie. Ne aspettiamo un'altra, ne aspettiamo un'altra, sicuramente tantissime. Non ci fate attendere settembre. Troppo, ora ci riposiamo un po', luglio, giusto, agosto, e poi da settembre, da settembre si ricomincia. Grazie mille, grazie, ci sentiamo tra poco con un altro punto con